Nel 1959, eletta a Ischia, vince il titolo di Miss Italia Marisa Iossa, una napoletana di 21 anni che sorprese tutti per la sua altezza di 1,77, che per l'epoca era considerata davvero straordinaria. Prima d'allora non si era mai verificato che una stangona vincesse il titolo. Evidentemente i tempi stavano cambiando. Marisa avrebbe avuto tutti i requisiti per sfondare nel cinema o in televisione, oppure grazie al suo fisico avrebbe avuto vita facile come modella, ma decise di non farsi sedurre dal mondo dello spettacolo, così si dedicò agli studi universitari. Suo padre era un commerciante e la mamma era greca. Vive a Napoli, ha sposato un avvocato ed è madre di Michelangelo e Roberta. Una curiosità, Marisa Iossa è la madre di Roberta Capua, che a sua volta ha vinto il titolo di Miss Italia nel 1986.